Ciao, buongiorno a tutti. Vediamo velocemente il grafico sulla coppia euro contro yen giapponese sul grafico daily. Il presupposto è che dopo questa fase di downtrend con questo pattern, con questa piercing line o comunque reversal, il trend sembra invertirsi, da ribassista sembra diventare rialzista. La candela che consegna venerdì il grafico, possiamo chiamarla una dragonfly, comunque una molto molto sporco, quasi una doji, ma comunque ecco, i minimi sono stati riassorbiti e quindi può sembrare una candela di stampo rialzista dopo questo pullback. Questa candela si posiziona come livelli dinamici e statici su un punto importante, supporto dinamico, e si va a posizionare anche nel medio periodo su un supporto anch'esso dinamico che troviamo qui. Per cui vediamo come abbia una confluenza supportiva per l'appunto di questo supporto dinamico rialzista e di questa trend line ribassista che era stata rotta e retestata. Anche a livello statico, vediamo come sia un livello che è stato supporto, e qui è stato resistenza e quindi di nuovo viene testato. Per cui abbiamo un'area ipoteticamente molto interessante per un ingresso long. Per cui si può proprio ipotizzare già da subito, secondo me, un ingresso long con uno stop chiaramente alcuni pips sotto i minimi di venerdì stesso. Questo livello è anche un livello di ritracciamento sicuramente interessante, perché andiamo ad avere il ritracciamento da questo minimo a questo massimo, un ritracciamento che va praticamente quasi a sfiorare il 61,8 di Fibonacci. Quindi abbiamo una serie di chiamiamoli così indizi per impostare un possibile trade long. Se passiamo velocemente sul settimanale, vediamo come vi sia un punto con questa hammer, con questa pin bar, dove appunto vi sia stato la fine di questo trend ribassista, che è in un contesto comunque rialzista, e quindi la ripartenza retest adesso che è quella che avevamo visto, e ci aspettiamo una possibile ripartenza long sotto il trend primario. Per cui monitoriamo in ottica long già da lunedì per la coppia euro-yen. Un saluto a tutti, buon fine settimana.